Buonasera. Attendiamo. Buonasera, attendiamo di vedere se pian piano si unisce qualcuno. So che c'era Edel con una magnifica ospite che stava parlando fino a pochi istanti fa, e quindi magari alcuni che stavano ascoltando quella diretta ora passeranno a questa. E quindi attendiamo ancora qualche secondo. Buonasera Angela. Spero che mi vediate, vedo l'immagine un po' sgranata, forse il mio computer è un po' antiquato, ma spero si veda e soprattutto spero che si senta bene. Se magari Angela o chi altro è collegato, se potete gentilmente mettere un commento dicendo se si sente bene oppure la voce bassa. Ecco, vedo che stanno entrando altre persone. Si vede, si sente, grazie Angela. È un po' ritardato l'input, ma bello vedervi. Buonasera Manuela. Ecco. Benvenute, benvenute, è veramente un piacere condividere questo spazio serale con voi. Molto bello vedere questi palinsesti di questo spazio bellissimo di Ponte di Luce, che creano proprio un'alternativa alla televisione che penso molti di voi come me non hanno magari neanche più in casa, diciamo che è divenuto un oggetto un po' dimenticato da molte persone che sentono di nutrirsi con degli spazi che siano più nutrienti, come questo di Ponte di Luce. E quello che vorrei fare è condividere con voi questo spazio con una meditazione, ma prima di tutto magari condividere quello che io sento essere la meditazione, magari anche sfatare qualche mito, perché sento che la meditazione è una parola spesso abusata, perché molto spesso quello che viene chiamato una meditazione non è nient'altro che una pratica guidata, una visualizzazione, esercizi di respirazione, ma sono tutti esercizi propedeutici a quello che è la vera meditazione, che per quanto mi riguarda è uno stato dell'essere ed è uno stato determinato da un'assenza di attività. Forse quello stato in cui tutto ciò che noi viviamo nella nostra quotidianità come manifestazioni fenometiche, quello che osserviamo nella realtà intorno a noi, quando questo si acquieta ed entrano quelle forme di silenzio, presenza, contemplazione, che sono tipici della meditazione, ecco lì dove finiscono questi fenomeni e comincia questo silenzio, ecco lì forse è il passaggio dello stato meditativo. Però siccome siamo immersi in una vita in cui siamo bombardati, i nostri sensi sono bombardati da queste manifestazioni fenomeniche, ecco che il condurre le persone in un gruppo come questo a quello stato è un percorso. E infatti in questa pratica che ora farò insieme a voi, è come se ci prendessimo per mano e facessimo un passaggio per andarci ad affacciare ad una finestra. Una finestra che s'affaccia sullo spazio dell'essere, che è uno spazio in cui possiamo contemplare la nostra coscienza, la nostra magnificenza, il nostro essere immersi nel tutto, perché poi quando andiamo in questo spazio è come se l'individualità si venisse a sciogliere e il confine tra io e il tutto si perde, si scioglie. E quello è lo spazio che io chiamerei della meditazione. Tutto il resto è un viaggio che facciamo insieme. In questa meditazione che guiderò stasera, quello spazio durerà qualche minuto proprio al termine della meditazione, il resto appunto è un viaggio che facciamo insieme. E il bello di farlo insieme è che si crea una sinergia nel gruppo e si crea un fenomeno che per me è molto importante ed è molto anche palpabile in questo periodo storico, che è l'interconnessione, che è un valore secondo me molto importante e che sta diventando sempre più attivo
al centro della nostra esperienza di vita, anche determinato da sviluppi tecnologici come internet, come i cellulari che ormai sono degli strumenti che ci consentono di entrare in connessione con qualsiasi persona nel mondo, ovunque sia, in qualsiasi spazio temporale sia. E questa interconnessione non è solamente però attraverso i media, internet, gli strumenti che abbiamo, è anche un'interconnessione animica, un'interconnessione profonda che si può contattare appunto in spazi come quello della meditazione. E quindi sono felicissimo di vedere oltre 30 persone collegate perché questo campo si viene a creare e insieme possiamo connetterci in uno spazio che è al di là dello spazio e del tempo, e quindi non è facile con la mente, con le parole, riuscire a definire cos'è, ma io lascerei lo spazio alla pratica e alla sperimentazione diretta. Io mi definisco, visto che anche nel palinsesto hanno messo il mio nome definendomi ricercatore dell'essere, ecco, mi definisco tale perché quello che io faccio è una sperimentazione, una ricerca. Non pretendo di avere nessuna verità se non la mia e non pretendo di seguire una disciplina se non quella che il mio maestro interiore mi determina. Sicuramente incontro e ho incontrato delle guide di grande valore che ringrazio immensamente per aver trasmesso una serie di valori e anche la capacità di andare oltre quelli che erano i miei limiti precedenti, le mie identificazioni, però alla fine io credo molto fortemente che il ruolo del maestro nei tempi moderni è sempre più quello del maestro interiore dentro di noi. E quindi come ricercatore io sperimento e ho il grande privilegio di poterlo fare insieme a voi in questo spazio. Ciao Lucia, benvenuta, piacere averti qui con noi. Niente, io comincerei per non fare neanche troppo tardi e questo diciamo anche una pratica in un orario in cui possiamo avvicinarci anche a quella dimensione, che è la dimensione del sonno e del sogno, meraviglioso per chi di voi ha questa capacità di entrare anche nel sogno e magari di ricordarselo, ecco, possiamo anche facilitare questo ingresso in altre dimensioni con questa meditazione che conclude per molti di voi la giornata, sicuramente lo fa per me. Allora vi chiedo di trovare una posizione comoda, con la spina dorsale il più possibile dritta, la testa leggermente col mento retratto, in modo da avere la colonna perfettamente allineata e anche lasciare che tutti i chakra siano in un buon allineamento per far sì che l'energia possa muoversi. E fai qualche profondo respiro e gentilmente chiudi i tuoi occhi e senti come questo semplicissimo gesto di chiudere gli occhi provoca un cambiamento nelle tue percezioni, nelle tue sensazioni. Il semplice gesto di chiudere gli occhi ti fa entrare in una dimensione nuova, che magari è più ovattata, magari è più quieta, o magari no. L'importante è non avere aspettative e soprattutto non giudicare quello che ora senti in questo momento. Semplicemente permettiti e concediti il lusso di osservarti in maniera equanime, senza alcun giudizio. E percepisci la terra sotto i tuoi piedi, questa, o sotto i tuoi glutei, se magari sei seduto, seduta, a gambe incrociate, percepisci questa presenza così forte, solida, questa presenza così accogliente, questa grande madre che in qualsiasi momento ti sorregge e ti accoglie. E se senti delle tensioni fisiche o negli altri corpi sottili, magari dei pensieri, delle emozioni, ecco, fai qualche respiro e
Ispirando. Scarica nella terra. Scarica tutto ciò che non ti serve, che vuoi lasciare andare, che ti distrae. Senti il tuo corpo che pian piano si rilassa, lascia andare i muscoli. E ora porta tutta la tua attenzione al tuo cuore, questo organo così ricco di vita. E se lo vuoi, se lo desideri, appoggia anche le tue mani sul cuore. Percepisci il battito del tuo cuore che ti accompagna tutta la vita, dal momento in cui sei nato, e ti accompagnerà fino all'ultimo battito, all'ultimo respiro. Senti la vita che batte in te. Percepisci come questo organo è un'espressione della vita che si esprime attraverso di te, l'esistenza, l'universo che entra nel tuo corpo fisico e lo anima, gli dà la vita. E ora contatta la gratitudine per questo tuo organo. Ringrazia il tuo cuore per il lavoro incessante e fagli un sorriso, incurvando le tue labbra all'insù e visualizzando il tuo cuore che ricambia questo sorriso con gentilezza, con dolcezza e con amorevolezza. Percepisci un calore nel tuo petto, in questo punto, con tutta la tua attenzione a questo miracolo che è la vita che batte nel tuo petto. E con un respiro profondo, espirando, rilascia le tue mani e torna in una posizione rilassata. Lascia andare ogni tensione nel tuo corpo e porta tutta la tua attenzione al respiro, alle tue narici. Respira dal naso. E senti come ad ogni inspirazione ed espirazione l'aria entra e esce dalle tue narici e genera delle sensazioni in questo punto del tuo corpo che magari dimentichiamo nella giornata, non ce ne accorgiamo che abbiamo sensibilità in questo punto, che abbiamo sensazioni e percezioni. Ecco, ora focalizziamo sulle narici tutta la nostra attenzione. E con ogni inspirazione, inspira aria, ossigeno, vita e luce e lascia che entri e porti vita e luce nel tuo corpo. Ed espirando, lascia che esca dal tuo corpo tutto ciò che non ti serve più. L'aria esausta, sensazioni pesanti, stanchezza, dolori, tensioni, pensieri ossessivi, lasciali andare liberi e donali alla terra, che li assorbe e li ricicla
in nuova vita come fanno gli alberi. E per qualche istante pratichiamo insieme semplicemente osservando questo flusso del respiro. E lascia che il tuo respiro sia sempre più naturale, profondo e rilassato. Ma non cercare di cambiarlo, lascia che ciò avvenga con naturalezza, con gentilezza. E ora spostiamo l'attenzione lentamente, gentilmente un poco più in alto. Dalle narici percorriamo il naso e arriviamo fino al punto tra le sopracciglia, quello che spesso viene definito il terzo occhio. E cominciamo ad osservare da questo punto. Cominciamo a percepire. Come se da questo punto noi potessimo respirare. Introduciamo un mantra in sanscrito. Il mantra So Hum. Con ogni ispirazione lascia vibrare mentalmente, ma percepisci la vibrazione, il suono. Totalmente consapevole di me. E con ogni espirazione lascia risuonare, vibrare mentalmente il suono. Mi espando e mi unisco all'infinito. Lascia che questo mantra culli il tuo respiro, ti renda totalmente consapevole della tua presenza in questo istante e ti consenta di espanderti e di unirti al tutto. Pratichiamo insieme questo silenzio, in questo spazio meraviglioso che stiamo creando. Se percepisci distrazioni, pensieri, non giudicarli. Semplicemente con presenza e fermezza riconoscerli
Riporta la tua attenzione al punto tra le sopracciglia e riporta lì la tua concentrazione. Osserva come lentamente, gentilmente, il tuo corpo, la tua mente comincia ad ubbidire alla tua volontà, alla tua fermezza, al tuo intento assoluto di focalizzare la tua attenzione in quel punto. E ora ci affacciamo a quella finestra spalancata sull'infinito e rilascia tutta la tua attenzione. Apri la tua attenzione. Espanditi in questo spazio infinito. Lo spazio dell'essere. Spazio di silenzio e presenza e contemplazione. Percepisci il campo che si è creato in questo essere insieme. Qui affacciati alla stessa finestra che ci mostra l'infinito dove tutti noi coesistiamo nella coscienza unitaria. E ora visualizza una luce brillante come un sole che si accende nel tuo cuore, nel tuo petto. Con ogni respiro questo sole si accende ed espirando si espande, si fa sempre più luminoso. Vedi la luce che cresce e inonda la stanza nella quale tu sei. La riempie. In questa luce ora invita una persona che ami. Una persona che magari non vedi da tanto tempo, una persona che magari non è più in vita. Invita questa persona e vedi che si avvicina a te, emerge in questa luce e si fa sempre più vicina, vedi i suoi occhi, il suo sguardo, il suo sorriso, la luce nei suoi occhi è intensa, brillante, nel silenzio assoluto senti le parole di questa persona che ti parla attraverso gli occhi, che ti fa sprofondare in questo campo di
profondo amore che si esprime in quello sguardo. Senti la connessione, il profondo flusso di amore che fluisce nei vostri sguardi. Tutte le parole che non vi siete mai detti, che non avete saputo esprimere, ora hanno un senso compiuto, nel silenzio. Non servono parole, basta uno sguardo. E lascia ora che il tuo cuore si inondi di amore e di gratitudine, che questa luce si faccia sempre più luminosa e brillante. E racchiudi tutte quelle parole, tutto quel non detto, tutto quel non vissuto, lo racchiudi in una semplice ma potentissima parola. Grazie. E se vuoi, porta le mani al tuo cuore e ripeti: grazie per la tua vita. E lascia ora che questa persona torni nella luce dalla quale è venuta. Una volta fai delle profonde respirazioni e lascia che questa luce del tuo cuore si faccia sempre più luminosa e brillante. E fai una profonda inspirazione ed espirando apri le tue mani. E lascia che questo raggio di luce verde parta dal tuo cuore e raggiunga le persone che ami, le persone qui presenti, le persone che conosci, che incontri, anche quelle che mai vedrai. Lascia che questo raggio di luce tocchi come una rete, un impulso che si propaga nella tua città, nella tua regione, nella tua nazione. Lascia che si propaghi e senti la profonda unione ed interconnessione in questa rete di cuori che si parlano, si uniscono in questo meraviglioso spazio dell'essere. Godi ancora di qualche istante di connessione, presenza nel silenzio. E lentamente, gentilmente, quando lo senti, riporta consapevolezza al tuo corpo. Fai qualche dolce, piccolo movimento per riprendere contatto col tuo corpo fisico. E quando lo senti, fai un profondo respiro. Ed espirando dalla bocca, gentilmente riapri gli occhi. Bentornati, bentornate. Grazie dal profondo del cuore per questa magnifica connessione.
persone si sono unite magari nel corso della connessione, ma spero che anche arrivando in corsa si possa essere percepita, abbiate potuto percepire questo campo, questa unione che si è creata. E ovviamente la meditazione rimarrà registrata e si può anche fare in differita, ma ovviamente la squisita presenza in contemporanea, in diretta, è meravigliosa. Quindi vi ringrazio veramente per essere qui. Se qualcuno vuole fare una domanda, un commento, restiamo ancora in questa dolce presenza per qualche istante. Altrimenti vi lascio nel silenzio, nello spazio della buonanotte. Non so se è il mio computer è in ritardo oppure se semplicemente siete rimasti e rimaste in questo spazio di presenza, dove anche il portare mani su una tastiera sembra uno sforzo che non ne vale la pena. Quindi, ancora una volta, buonanotte. Penso che sarò in diretta giovedì alle 19. Per un dialogo di un'oretta, se qualcuno di voi vorrà unirsi, allora sarà un piacere nuovamente essere in vostra presenza. Buonanotte e buona serata.